Lamezia, cadavere di un bimbo ritrovato in mare, probabile vittima di un naufragio avvenuto ad aprile. Cadavere di un bimbo ritrovato nelle acque antistanti l'aeroporto di Lamezia, esattamente nel tratto tra la zona del pontile ex Sir e il fiume Amato. Parte del cadavere è stato rinvenuto il 14 aprile in avanzato stato di decomposizione e recuperato dalla Guardia Costiera di Vibo Valentia. Secondo le indagini è emerso appartenere a un minore extracomunitario deceduto probabilmente a seguito di annegamento conseguente al rovesciamento del natante su cui era imbarcato. Le indagini della Procura della Repubblica di Lamezia Terme, delegate per la parte di rispettiva competenza al locale commissariato e alla Guardia Costiera e alla stazione navale della Guardia di Finanza di Vibo Marina, sono proiettate all'individuazione del naufragio, con ogni probabilità occorso nella prima decade del mese di aprile 2024. Si è proceduto all'effettuazione dell'esame autoptico sui resti del cadavere del piccolo, dal quale sarebbe emerso che si tratta di un bambino tra i 6 e gli 8 anni e che indossava durante l'annegamento 3 paia di pantaloni per proteggersi dal freddo nel corso della traversata. La Procura ha conferito incarico tecnico per l'estrazione e la tipizzazione del DNA al fine di consentire, nell'eventualità, ogni comparazione volta all'individuazione e identificazione dei genitori o consanguinei. Il rinvenimento segue quello di altri 3 cadaveri rinvenuti nel mese di aprile, rispettivamente tra Isola di Vulcano e il promontorio di Capo Tindari, al largo dell'isola di Filicudi e in località Rodia del comune di Villafranca. Il relativo procedimento è comunque nelle fasi preliminari.